Ben ritrovati ragazzi, qui su Luca Toselli Nerd Retro. Oggi un video un po' alla veloce, con poco editing, ma per riuscire a portarvi questo contenuto non potevo fare altrimenti che segnarmi due cose al volo e iniziare a registrare. Perché questo è un video che volevo fare già la settimana scorsa, perché avevo immaginato potessero esserci degli sviluppi molto interessanti e questo video va in realtà implementato con delle informazioni in più. Quindi sì, parleremo del 1125, che per quanto mi riguarda è stato un capitolo clamoroso e va a confermare anche un po' quella che è la mia visione, cioè che i capitoli in cui non si vedono i Mugiwara sono sempre i capitoli più belli. Perché quando si vedono i Mugiwara, bene o male, abbiamo poche rivelazioni, se non in particolare con Nico Robin, ne parleremo all'interno di questo video, quando appunto ci sono dei pezzi di puzzle che vanno a incastrarsi, se no per i Mugiwara ci sono tanti combattimenti e poca trama. Questa è un po' la mia visione, eccezione fatta per Rufy che diventa Nika o robe del genere. E questo 1125 credo che sia veramente il capitolo più bello che leggiamo da tanto tempo a questa parte, escluso il flashback legato ad Orso, che per me quello è stato un capolavoro, ma un capolavoro emotivo. Questo invece è un capolavoro di trama. Io credo che One Piece andrà in una direzione, ho già spiegato quello che è per me il One Piece, ho già spiegato quello che per me sarà il finale, trovate comunque i video qui sul canale. Io sono sempre più convinto che One Piece sarà qualcosa legato a un brindisi che riuscirà ad unire i popoli, però vi rimando a quel video per ogni informazione. E credo che in questo momento ci siano 5 personaggi nello specifico di One Piece che sono i più importanti a livello di trama, e quindi voglio parlare di loro 5. Il primo è Borsalino, perché Kizaru nel capitolo precedente ha spiegato quelle che erano le sue ragioni, ha nuovamente portato il suo personaggio all'interno del manga e ha veramente forzato la mano anche con Akainu, con quello che a tutti gli effetti è un suo superiore. A me sono sempre piaciuti i tre ammiragli per un motivo. Il giallo, il rosso e il blu erano colori di un certo tipo di impatto, erano colori che andavano a richiamare, anche se vogliamo, i tre giochi principali italiani di Pokémon, ma che andavano in una direzione unica. E avevamo da una parte Akainu, che era, se vogliamo, la giustizia assoluta. Quindi si deve fare così, non me ne frega niente, anche a costo di uccidere i miei uomini, anche a costo di andare contro quelli che sono i uomini, la giustizia va rispettata, punto. È così, questa è la legge, bene, va rispettata. Non ci sono modi, mezzi, intermezzi, no, bisogna rispettarla. Poi c'è Akainu, Kuzan, che era il blu, ed era una giustizia tutta soggettiva, tutta personale, della serie: se io considero giusta una cosa, non mi interessa, faccio andare via Nico Robin perché lo considero la cosa migliore anche all'interno di Buster Call, lo faccio. Esco dalla marina e vado nei pirati di Barba Nera perché la considero la cosa migliore, lo faccio. Giustizia sì, ma seguo la mia. E poi c'è Borsalino che è veramente un qualcosa di intermedio, perché Akainu e Kuzan sono gli estremi, Borsalino invece è il più grigio, anzi il più giallo. Ed è un personaggio che ha un forte senso di giustizia, sì, ma anche un forte senso di morale. E mi è piaciuto tanto vedere la struttura del personaggio durante questa saga di Egghead, di vedere un po' il suo passato, di vedere quanto è stato legato a Bonnie, a Orso, a Vegapunk, a Sentomaru, a tutti i ricordi che l'hanno portato ad essere l'uomo che è oggi, ma a seguire comunque il senso di giustizia. Sopra di me ci sono degli ordini, li vado a seguire. Poi non è che non ho emozioni. Cioè, Akainu uccide anche i suoi sottoposti e non gliene frega niente. Kizaru lo fa, Borsalino lo fa, ma, insomma, poi lui dentro di lui ha un bagaglio emotivo forte. Se lo porta lì, ce l'ha lì, ed esplode, perché è un uomo, perché è umano. E mi è piaciuto veramente la dimostrazione che lui non è uno che si tira indietro. Arriva anche a uccidere uno dei suoi migliori amici, perché deve farlo, ma non sa se è giusto. Credo che oggi nella testa del grande ammiraglio sia entrato un tarlo, e credo veramente che Borsalino possa essere quel personaggio che alla fine riuscirà a far ricredere tanti della Marina. Perché la Marina, già con la Sword, ha fatto capire, anche col personaggio di Kobe, Ermeppo e tutti gli altri, che bisogna anche stare lontani dagli estremismi. La Marina sta cambiando, questo è un dato di fatto, e credo che il personaggio di Borsalino possa essere super positivo in questa direzione. Un personaggio che ormai ha comunque concluso bene o male la sua trama all'interno di One Piece,
personaggio che abbiamo visto già alle Isole Sabaudi, che sembrava impossibile da battere e che oggi invece è costretto ad arrendersi di fronte a un Ruffy che è decisamente troppo forte. In seconda battuta, uno dei personaggi indispensabili per la trama di One Piece di oggi, per me è Morgans. Io vi dico, Morgans è a mani basse uno dei miei personaggi preferiti. Lo vediamo poco, se non pochissimo, ma se vogliamo è il burattinaio di One Piece. Cioè tutto quello che succede in One Piece lo decide Morgans. La stessa Vivi, che è un animo puro, è un animo che non è corrotto, non vuole andare alla ricerca della notizia o del potere, vuole semplicemente la verità, la giustizia e robe del genere, non comprende quello che fa Morgans, ma Morgans è la perfetta rappresentazione di quello che è il mondo di oggi, di quella che è l'informazione di oggi, di quello che provano a vendere non solo come la notizia in sé, ma come qualcosa di più eclatante, perché l'importante è che se ne parli. Anche una notizia buona può essere trasformata in una notizia cattiva. Io questo banalmente l'ho provato sulla mia pelle nelle ultime ore, una roba da poco, perché stiamo parlando di un'intervista legata a un calciatore, l'ho portata sul primo canale, invece insieme a Wojciech Szczęsny, ex portiere della Juventus, diversi organi di informazione sono andati a prendere quell'intervista e l'hanno decontestualizzata a modo loro perché aveva la volontà di passare un messaggio differente. È questo quello che fanno i media oggi. Ormai siamo arrivati a questo punto e Morgans è perfetto, perché quello che scrive lui è vero. Ruffy cappello di paglia ha ucciso Vegapunk, non importa che non sia vero, è così. Sabo ha ucciso Re Cobra, non importa che non sia vero, è così. E se nel frattempo invece Vegapunk è stato ucciso dalla Marina e Re Cobra è stato ucciso dagli Astri di Saggezza, quindi quelli che sono i buoni a tutti gli effetti, è già qualcosa di non più importante. In realtà i colpevoli sono stati i cattivi. È tutto bello perché ci sono tantissime sfumature qui in mezzo. E Morgans avrà tante notizie a disposizione, e non dimentichiamoci che Wapol è a conoscenza del fatto che esista qualcuno che si siede sul trono vuoto. Quella è una bomba che come la metti giù, la metti giù, lì invece c'è la ciccia grossa, lì c'è il contenuto. Il terzo è Vegapunk. Oggi non sappiamo se Vegapunk è vivo o morto. Cioè Vegapunk è sia vivo che morto. È un po' il Vegapunk di Schrödinger. Personaggio che secondo me è stato fenomenale perché è stato scemo. Vegapunk è decisamente un personaggio di One Piece. Io me lo aspettavo molto serio, con degli incastri di trama di un certo tipo. Oda ha preso One Piece e l'ha inserito in Vegapunk. È un personaggio scemo. Anche tutto quel personaggio più intelligente del mondo è scemo. Oggi è morto perché Stella è morto. Ma tutti gli altri Vegapunk sono vivi. Da Yok, che fa parte del governo, è l'antagonista, eccetera, eccetera. Da Lilith, che sta andando a Elbaf con i buoni. A Edison, che si è salvato e si è messo i pezzi di tutti gli altri. Tutti i Vegapunk ci sono, manca solo Stella, che era quello principale. È praticamente una sorta di Google Drive, possiamo vederlo così, con i backup di tutte le personalità e con delle intelligenze artificiali che riescono ad autoripararsi. Quindi Vegapunk sarà immortale. Vegapunk è un po' Wikipedia, possiamo vederlo così, con il corpo naturale con cui è nata Wikipedia che è scomparso, ma con tutte le sfaccettature di Wikipedia che stanno contribuendo a formare la più grande enciclopedia del mondo. Questo è un po' quello che vedo in Vegapunk, ed è bellissimo perché per il popolo Vegapunk è morto, ha ucciso Ruffy cappello di paglia. Non è così, ce ne sono a bizzeffe, ce ne sono addirittura tre adesso di Vegapunk, con mille sfumature differenti di carattere. Ed è interessante che vada proprio a Wateria. Perché? Perché ora il discorso legato alle nuvole sarà indispensabile, dato che stiamo ancora andando in profondità invece nel discorso legato alle acque che salgono. Quindi occhio, che quella secondo me è la trama definitiva di One Piece per veramente il popolo che sta già iniziando a preoccuparsi, e non poco. Infatti la preoccupazione poi di questo capitolo è che ci possa essere una maxi guerra finale. Si va in quella direzione lì. Vegapunk oggi è un personaggio indispensabile, ma Vegapunk in realtà è anche morto, perché il corpo è sulla nave dei giganti, e quello che è nato, è venuto al mondo con l'appellativo di Dottor Vegapunk, beh, effettivamente non c'è più, ma allo stesso tempo c'è ancora. Meraviglioso. Saturn, e in generale gli astri, e quindi anche il nuovo astro di saggezza, Garling, è meraviglioso quello che è successo oggi, perché Oda è stato molto molto coraggioso. È stato coraggioso perché noi sappiamo che One Piece è il manga in cui difficilmente muore qualcuno,
Vekap anche morto, ma non è morto. No, il padre di Laura è morto, ma non è morto. Pele è morto, ma non è morto. Tantissimi personaggi sono morti, ma non sono morti. Lo stesso Saul è morto, ma non è morto. Vegapunk è un po' diverso, perché non è che si è salvato, ma Saturn è morto, è morto malissimo. È una carica allucinante. Ora tornerà anche utile Morgans da capire come verrà venduta questa notizia al popolo, perché non è detto che verrà venduta la notizia della morte di Saturn. Non dimentichiamoci che Caterina Devon ha toccato Saturn, può diventare Saturn, può prendere il posto di Saturn. Gli astri di saggezza non sanno che Saturn è morto, sanno soltanto che è stato levato di mezzo, a meno che loro non sappiano che una volta che un astro viene sostituito è perché è deceduto. Ma il popolo non lo sa, lo saprà mai? Morgans non è a conoscenza di questa informazione, come potrebbe conoscerla appena successa? Non ha modo di farlo, quindi non ha modo di comunicarlo al popolo. Quindi Barbanera e Caterina possono giocare anche su questa cosa, sul fatto che il popolo è a conoscenza del fatto che c'è soltanto un nuovo astro, ma che Saturn non è morto. Chi potrebbe mai diffondere questa notizia? Perché se questa notizia verrà fuori, il colpevole sarà Ruffy. Verrà etichettato Ruffy nella lotta, eccetera, eccetera, è morto pure Saturn. È stato ucciso un astro di saggezza, ma astri di saggezza vengono visti come divinità, quindi in realtà non so quanto convenga far passare la notizia che sia morta una divinità. Non penso che possa passare una notizia del genere. E Ged è stata terribilmente complicata per questa roba, e vedete quanto l'informazione in realtà è la cosa più importante, la cronaca, quello che poi il popolo verrà a sapere, verrà a conoscenza. Lo sapranno? Oggi a tutti gli effetti è un segreto, è qualcosa che sappiamo solo noi. Perché come una mosca abbiamo visto la morte di Saturn, che è stata una morte epica, epica, perché si discosta tantissimo da One Piece, completamente fuori da One Piece, come era fuori a One Piece l'evocazione di questi astri di saggezza, il combattimento, le modalità di combattimento di questi astri di saggezza. Qui Oda sta andando forte in una direzione inedita che non pensavo di poter vedere all'interno di quest'opera, e quindi mi piace tantissimo. Perché mai mi sarei immaginato di vedere un One Piece così macabro, una morte così impattante, un teschio le ossa. Meraviglioso, meraviglioso. E non dimentichiamoci che questi sarebbero i buoni, eh? Il governo mondiale sarebbero i buoni, i pirati sono i cattivi. Lo stesso Vegapunk ha fatto passare il messaggio che i pirati sono i cattivi. Lo ripeto, l'uomo più intelligente del mondo è un completo idiota. Ed è bello così, perché fa parte del mondo di One Piece. Il quinto personaggio, secondo me più impattante di tutti, è un Mugiwara. E Nico Robin, perché è successa una cosa strana all'interno di questa saga. Abbiamo avuto una sorta di salto temporale, mini salto temporale. Noi non abbiamo visto che cos'è successo nel frattempo, in quella notte dove Robin è stata ferita insieme a Kaku. Cos'è successo a Nico Robin? Perché Oda ha fatto questo salto? Perché ha deciso di tenerla fuori dai giochi? Io non credo che sia stato fatto per caso. Non avrebbe senso. Cioè, se mi mostri Robin ferita, che salta durante una notte, salta fuori che Robin è stata ferita, quindi me la togli di mezzo, un motivo deve esserci. Se no hai fatto una cosa completamente a caso, inutile, l'hai buttata lì. Non è possibile. E vi dico questo perché oggi abbiamo avuto anche la conferma che lo stesso time skip di Robin non è stato buttato lì a caso. Perché Robin è andata a Tequila Wolf? Perché Kuma l'ha mandata a Tequila Wolf? Apro e chiudo la parentesi. La morte di Saturn nei confronti di Kuma mi fa godere tantissimo, tantissimo. Perché la vita di Kuma era stata battezzata da Saturn, e Saturn stesso è morto per una sua scelta, quella di salvare il robottone, di non farlo distruggere, di tenerlo lì, e alla fine proprio il robottone è stato a causa della sua morte. Occhio, perché Saturn era già vivo 200 anni fa. Quindi da capire un pochettino il discorso legato agli astri di saggezza, ai cavalieri di Dio, la successione, il rapporto con Imu, eccetera, eccetera, eccetera. Però Robin è stata mandata a Tequila Wolf. Oggi scopriamo che ci sono altri ponti. Rum, vodka e Barbon, se non erro. Ho fatto una ricerca su Google, ho cercato un drink. Un drink che potesse contenere questi quattro elementi e questi quattro soltanto. Non mi è saltato fuori niente. Faccio un esempio. Se fosse chiamato Long Island, se fosse stato il Long Island, il drink con quei quattro componenti, che potrebbero in realtà esserci quasi tutti, magari c'è un'isola talmente lunga che potrebbe essere legata appunto a qualcosa a livello di trama. Long Linger, Long Land, boh, non lo so, la sto buttando lì. Però perché i nomi di quattro alcolici? Perché quei ponti costruiti?
per l'innalzamento delle acque, se sta cercando di salvare qualcuno, i nobili, la popolazione, chi, perché stanno costruendo questi ponti. Quindi su Nico Robin ci sono tanti punti di domanda. Perché quel flashback, anzi quel salto del tempo in avanti? Perché proprio Tequila Wolf? Perché proprio la rivoluzione? Perché Saul è vivo? Robin quando imparerà tutti i Poneglyph? Perché non li potrà leggere tutti? Ci sarà qualcuno che gli dovrà dire, e molto probabilmente a Elbaf avremo questa conferma, ma Nico Robin oggi diventa un personaggio fondamentale di One Piece. A mani basse forse il personaggio più fondamentale di One Piece, perché abbiamo visto altri comunque componenti, altri personaggi come Oden che poteva leggere i caratteri antichi o sentire la voce delle cose, o abbiamo avuto abbiamo i tre occhi che potrebbero decifrare i Poneglyph. Quindi ci sono comunque dei personaggi stile Nico Robin, ma Nico Robin è diverso. Nico Robin viene da Ohara, e Ohara è stata appena citata all'interno di questa saga, non a caso, perché adesso entriamo veramente nella ciccia grossa. Nico Robin è il personaggio che ha cambiato One Piece per me, in assoluto, perché è da lì che inizia veramente la trama di One Piece. Prima è l'avventura del pirata che vuol fare le robe, no? Da Nico Robin in poi è tutta un'altra storia. Abbiamo tutto di diverso, abbiamo tutto di più. Cioè, Nico Robin e Vivi si sono date il cambio nella ciurma come rappresentanza femminile, ma se Vivi apre una sottotrama che inizia nel villaggio dei predatori, dei cacciatori di taglie, dove Vivi salta fuori come prima nemico della Baroque Works, e poi in realtà si scopre che la principessa è il regno di Alabasta, il regno di Dram, e poi andiamo ad Alabasta, c'è Crocodile, eccetera, eccetera. Quella è una prima macro saga cui vive la protagonista. Nel momento in cui salta fuori Nico Robin, iniziano a parlare delle armi ancestrali, dei Poneglyph, eccetera, eccetera, inizia veramente One Piece. E quindi Nico Robin per me è il personaggio fondamentale oggi, e Oda non ce la sta raccontando giusta con la gestione del personaggio, perché l'ha tenuta troppo in panchina e troppo in disparte fino adesso. Quindi sicuramente ci sarà un impatto di questo tipo. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, abbiamo detto tante cose, ripeto, zero tagli, avevo necessità di farlo al volo questo video perché sarò impegnato questo weekend, era l'unico modo per potervelo portare, quindi spero che possa essere abbastanza apprezzato.